Buongiorno, benvenuti. Allora, io sono Marco, direttore di formazione dell'appello. Dovrei avere Stefania collegata con noi. Eccomi Marco, Benvenuta grazie, Stefania, ciao. grazie, È sempre un gran piacere rivederti. grazie. Allora, siamo oggi, Stefania, è un compito non semplice, non semplice. Bene, Perché ma mi io ricevo. piacciono le sfide. Ti piacciono le sfide, poi le vinci anche perché sappiamo che Stefania. Allora, iniziamo. Chi è Stefania? Perché tutti dicono, io l'ho per scontato, no? Che chi si collega con noi ci segue da tempo, ci conosce. Ma come dico spesso, poi magari qualcuno si collega e dice: ma chi è sto pazzo che parla? Allora, questo è l'ufficio formazione della Terra, grazie di essere con noi, ma dall'altra parte è una persona molto seria, anche se molto sorridente. Perché Stefania Bussini, che noi conosciamo da anni, perché per Raffaello ha firmato già autrice di sussidiarie di discipline per Raffaello Editori, è una maestra, perché nonostante tu sia anche formatrice universitaria, conduci laboratori sulla progettazione della didattica, la valutazione presso il corso di laurea Scienze della Formazione Milano Bicocca, Esatto. fai da sempre formazione per gli insegnanti, molta anche per Raffaello in presenza. Io ti ho visto anche in presenza e in platea, mi ha fatto sorridere tantissimo e mi è piaciuto. Ma oggi ho scoperto che hai vinto anche dei premi: il premio Cesare Cancellieri e il premio Bruno Rizzi, premi molto, molto importanti per la didattica della matematica. Quindi, complimenti. Ma soprattutto è un'amica con la quale mi diverto, scherzo, mi piace da morire. Anche perché di solito il tuo compito. Semplice, perché oggi è la seconda puntata del percorso che avete già visto su Raffaello Formazione, detto e fatto. Cos'è il percorso detto e fatto? È una serie di webinar, anzi, webinar la parola è bandita, è una serie di eventi in diretta studiati da Raffaello Formazione con la collaborazione di Roberto Morisese. Salutiamo Roberto Ciao Morisese, Roberto, ciao, che ci che è il segue. leader di questo gruppo meraviglioso che oltre te a Carolina, Gabriella, Flavia Franco, Elena, insomma, delle lezioni per far conoscere alle amiche e agli amici che stanno seguendo il vostro modo di fare scuola. Perché, come dico spesso, qui non si ha la presunzione di venire ad insegnare a dei maestri e a maestre a fare il proprio lavoro. Si ha la voglia di condividere un'esperienza, perché la miglior pubblicità possibile per la Raffaello è per far vedere chi c'è dietro un testo, che può essere un libro di narrativa o un ministeriale, perché Stefania, nei ministeriali da Raffaelli, ha fatto e farà molto, ricordatelo quando arriverà marzo. Detto questo, il tuo compito difficile qual è? Superare i complimenti e i ringraziamenti che ho ricevuto per Roberto. Tutto lì. Una bella sfida. Sì, ma io sono convinto che ce la fai, perché. Ho visto la tua presentazione e mi piace da morire quello che hai proposto. Di cosa parleremo oggi? Parleremo in particolare della didattica della matematica, soprattutto come costruire un percorso che ci consenta di andare dalla misura dell'area di quadrilateri e non solo, insomma, di poligoni a figure composte, quindi vedremo un pochino in quale ambito muoversi con questa proposta. No, non sveli nulla, io so già perché mi piace, io ti adoro quando fai la scuola, partendo dalle cose di casa, no? Dai giochi, dalle cose, da quello che le piccole bestie fanno in classe, da lì li friggi per fare dei compiti. Allora, Esatto. fantastico. Perché questo è quello che è utile per i bambini, eh? Assolutamente. Parleremo anche di valutazione, visto che il tuo compito Certo, è molto certo. bene. Parteremo Allora, anche di valutazione. bene. E dico già, le slide saranno disponibili, le troverete da domani insieme alla registrazione integrale di questa diretta. Per mandare le domande a Stefania, difficili, mi raccomando, perché per esempio non ti facciamo nulla, Certo. potete utilizzare la funzione domande e risposte che trovate sotto. Domande e risposte, io vado in chat, vedo che ne stanno arrivando, dedicheremo un po' di tempo verso le 18, 18 e un quarto, insomma, a rispondere alle domande. Qualsiasi cosa, Perfetto. io sono qua. A più Bene, tardi. grazie. Grazie Marco. Intanto condivido la mia presentazione in modo tale che possa seguire
il percorso di formazione che vi faccio in questo incontro attraverso appunto delle slide, in modo tale che possiate anche poi ritrovare un pochino quello che vi dirò. Tanto ringrazio Marco e ringrazio la Raffaella per questa opportunità. È molto vero quello che dice Marco, cioè è molto importante partire, per me è una delle basi della mia pratica didattica, è proprio quello di partire da situazioni che tengano i bambini agganciati a qualcosa che li interessi, e vedremo un attimino in questo incontro come affrontare, come fare. Allora, queste sono le prime domande che ci facciamo, e quindi nel momento in cui siamo di fronte all'inizio dell'anno, in un momento dell'anno dove comunque si tratta di progettare qualcosa, queste sono un po' le domande tipiche che ci facciamo tutti, che ci facciamo se siamo in una situazione di inizio della nostra esperienza di insegnante, ma ce le facciamo in continuazione, tutte le volte che dobbiamo pensare a progettare l'attività didattica con i bambini. E quindi ci chiediamo magari da dove partire, quale può essere il punto di partenza migliore, quali cose saranno da fare prima, se ci sono delle cose da fare prima, se c'è una sequenza temporale così vincolante o se ci sono altri aspetti che dobbiamo tenere in considerazione. E una volta che ci siamo fatte queste domande, la nostra progettazione deve avere come chiara indicazione quella di far sì che i bambini imparino, e quindi noi dovremmo essere attenti a progettare qualcosa, ma anche a verificarlo e valutarlo per vedere se la nostra progettazione ha portato ai risultati che volevamo conseguire a livello proprio di apprendimento dei nostri alunni. Come diceva Marco prima, parleremo anche di valutazione, perché comunque la progettazione insieme a tutto quello che riguarda la documentazione di quello che faccio, di quello che vedo nei bambini, conduce alla valutazione ed è un circolo, una cosa dipende dall'altra, non si può progettare senza pensare a valutare, anche perché nel momento in cui valuto vado a riprogettare il mio percorso, ad aggiustare le cose che servono sul singolo o sul gruppo. Questo per noi è il quadro normativo di riferimento, quindi nel momento in cui io devo progettare, la prima cosa che devo fare è avere molto chiaro quali sono i paletti dentro i quali muovermi. E non c'è da inventare nulla quando noi progettiamo, nel senso che dobbiamo inventare, lo vedremo un pochino, gli agganci, gli stimoli, ma ci sono chiaramente degli obiettivi didattici e dei traguardi di competenza indicati nelle indicazioni nazionali. Indicazioni nazionali del 2012, ma anche nuovi scenari del 2018, che portano degli approfondimenti e degli sguardi un po' più larghi su quello che è la struttura delle indicazioni del 2012. Così come abbiamo una normativa di riferimento per quanto riguarda anche la valutazione. Abbiamo le linee guida della certificazione delle competenze, che sono del 2017, ma la più recente è la valutazione della scuola primaria del 2020. Ecco, dentro questo quadro ovviamente ogni scuola ha anche creato curriculi verticali, quindi può essere che abbiate all'interno del vostro istituto un curriculum verticale che è ancora più contestualizzato, vuol dire più a misura proprio della scuola in cui lavorate, con una cura, un'attenzione ai bambini, all'ambiente in cui vi trovate e quindi sicuramente più adatto alla vostra realtà, che è una forma personalizzazione delle indicazioni nazionali. E quello è quello che ho fatto, quindi per parlare di quello che abbiamo visto un po' come il titolo di questo incontro, io mi sono posta come riferimento, come diciamo linea guida, avevo in mente la competenza in matematica, scienze e tecnologia, quindi all'interno delle indicazioni nazionali avevo diverse possibilità, sono andata a individuare un traguardo di competenza che secondo me era quello a cui io volevo condurre, insieme a tanti altri traguardi di competenza ai quali volevo condurre i miei alunni. Quindi traguardo del descrivere, denomina, classifica, figure, in base alle caratteristiche geometriche e ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. Quindi questo è quello che sta nelle indicazioni nazionali. Diversi obiettivi possono condurre a questo traguardo di competenza. Io ne ho scelto uno in particolare, che è determinare l'area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione utilizzando le più comuni formule. All'interno di questo obiettivo io mi sono focalizzata proprio in particolare su quello che è un po' il titolo del percorso, che è
quello dell'area di quadrilateri, poi vedremo anche non solo, in particolare appunto delle figure composte. Non ho dimenticato di tenermi sott'occhio i nuovi scenari. I nuovi scenari ci danno una lettura della matematica che chiamano la matematica della vita reale, cioè, come dire, agganciarsi, stare all'interno di quello che è la realtà e il mondo che circonda i nostri alunni, perché le cose, io le chiamo, della matematica acquisiscano senso e non siano qualcosa scollegato dalla loro esperienza. I nuovi scenari poi ci ricordano che la matematica si attua in quello che viene considerato il laboratorio, ma laboratorio non nel senso di un'aula a parte dove si va a fare quell'ora, ma proprio come pratica del lavorare fattivamente e metterci un po' le mani, ecco, per riuscire a risolvere e apprendere concetti matematici anche complessi. Quindi all'interno di questo quadro io ho cominciato a pensare qual è la cosa più importante che devo fare come insegnante prima di tutto. Quindi io devo avere molto chiari una serie di concetti. E quindi prima di tutto mi preparo. Questo è un aspetto fondamentale del nostro ruolo di insegnante. Perché io per poter lavorare, per poter passare una serie di conoscenze e organizzare esperienze con i miei alunni, devo essere preparata. Tenere, aver molto chiari una serie di concetti chiave. Concetti chiave che costruiscono un pochino quella che è la mia, potremmo chiamare la mia mappa mentale di quello che andrò ad affrontare con i miei alunni. Quindi aver molto chiaro, per esempio, nel caso della proposta che vi sto facendo, aver chiaro che cos'è un poligono. Un poligono è una figura piana, delimitata da una poligonale, linea spezzata composta da segmenti consecutivi e chiusa. Il suo nome dipende dal numero dei lati o di angoli. Queste non sono le parole che io trasferirò nel linguaggio con i miei alunni, perché nel linguaggio con i miei alunni io attuo quella che si chiama trasposizione didattica, cioè trasformo concetti che però mi appartengono e che io ho molto chiaro in qualcosa di comprensibile per i bambini e quindi lo trasformo sia nel linguaggio ma soprattutto nel proporre una serie di esperienze che gli facciano mettere le mani su questa, chiamiamola, definizione. E per esempio l'apotema di un poligono regolare. Può essere anche che io all'interno del mio percorso ad un certo punto non arrivi a toccare proprio questo concetto, ma io lo devo avere molto chiaro, perché devo essere pronta a quello che può emergere, essere pronta a dare una risposta o ad aiutare i bambini a cercare questa risposta, perché anche questo è una modalità che li aiuta ad essere attivi, attori all'interno del loro apprendimento. Per esempio, un altro concetto importante è distinguere, tenere ben distinti il significato di superficie e area, talvolta utilizzati come dei sinonimi. In realtà non sono sinonimi, la superficie è la parte di un piano, l'area è la misura di questa estensione e pertanto sarà necessario anche aver chiaro cos'è il concetto di misurabilità, in modo tale che noi abbiamo una mappa di concetti molto chiari al nostro interno. Nel momento in cui mi sono preparata io e quindi sono competente rispetto ad una serie di concetti che so che dovranno in qualche modo essere trasferiti ai bambini e quindi ho chiara questa mappa del sapere, vado a individuare i contenuti disciplinari. Quindi ritorno un pochino a quello che vi dicevo prima, cioè proprio quello della trasposizione didattica, ma tutti quegli elementi concettuali, in che cosa di quegli elementi io trasferisco nell'apprendimento dei miei alunni. E in particolare ho scelto di concentrarmi sugli elementi dei poligoni, quindi le caratteristiche, quelle che noi utilizziamo quando descriviamo un poligono, quindi le caratteristiche che riguardano i lati, gli angoli, quanti lati, quanti angoli, le altezze, le diagonali, tutte caratteristiche a noi insegnanti note. E la stessa cosa anche nei poligoni regolari, perché all'interno del percorso che io propongo si va a lavorare anche sui poligoni regolari, c'è un percorso che ci accompagna andando verso le figure composte, così come la capacità di misurare l'area di una figura piana. Mi soffermo in particolare sui processi cognitivi. Nel momento in cui ho
progettato l'attività, ho cercato di individuare quali processi cognitivi, cioè quali azioni di pensiero l'attività che io andavo a proporre consentiva di attivare nei bambini. Io qui ve li ho semplicemente elencati, quindi osservare, riconoscere, ricordare, descrivere, rappresentare graficamente o formulare ipotesi. E poi ci sono anche dei processi cognitivi come spiegare, progettare, pianificare, decidere, verificare, sono varie analogie, e argomentare, che non è la stessa cosa di spiegare, che ha sicuramente un'accezione più complessa, cioè proprio più di ragionamento. E li ritroveremo, nel senso che il tipo di lavoro che ho fatto io è stato andarli a individuare, quindi negli vari step del percorso che vi faccio vedere, li ho riproposti in modo tale che riusciamo a collegarli al qui e ora nella pratica didattica con i bambini. Quindi entriamo un pochino più, come dire, con le mani in pasta nell'attività. La prima cosa che faccio è osservo la mia classe. Può essere una classe che io conosco, perché è la mia classe da diversi anni, però tutte le volte ci sono delle novità all'inizio dell'anno, alunni nuovi che si inseriscono, i bambini crescono, quindi hanno altre curiosità, si portano esperienze fatte al di fuori della scuola. Ragione di più se è una classe che non conosco, il tempo che devo dedicare all'osservazione deve essere abbondante, devo capire che tipo di classe ho di fronte, quali sono per esempio le loro modalità di apprendimento, cosa funziona meglio e cosa non funziona, come lavorano meglio individualmente, lavorano meglio in gruppo, quindi su che cosa mi devo concentrare di più perché queste modalità si sviluppino tutte in maniera equilibrata. Quindi raccogliere una serie di informazioni sul gruppo classe mi aiuta a pensare a un percorso più mirato e dopodiché pensare a un incipit stimolante, quello che dicevamo un po' all'inizio, agganciare i bambini. I bambini vanno agganciati subito, devono essere incuriositi, deve essere interessante per loro quello che andiamo a proporre. Capita che delle volte proponiamo qualcosa che lo è un pochino meno, ci sono anche quelli che sono dei compiti un po' rutinari, ma quando noi mettiamo a disposizione ai nostri bambini delle proposte che si sviluppino attraverso dei compiti concettuali, quindi che mettano in moto le loro azioni di pensiero, sicuramente attiviamo uno dei processi cognitivi che agiscono sul raggiungimento e lo sviluppo del loro apprendimento. Entro proprio a farvi vedere come ho iniziato a lavorare con i miei alunni. Quindi ho fatto una scelta di una serie di pavimentazioni. Alcune le ho scelte proprio andando a mirare delle pavimentazioni che contenessero forme, poligoni a loro noti. Alcune erano anche foto fatte in situazione con loro, in uscite. Cosa facciamo in un'attività di questo tipo? Mostrate per esempio alla LIM, che ormai quasi tutti noi abbiamo, ma se fosse un problema per qualcuno si possono anche presentare dei libri, ci sono tantissimi libri che riportano anche pavimentazioni di questo tipo. Allora chiedere loro, quindi avviare una conversazione rispetto a che cosa vedete, quali forme riconoscete, come sono posizionate. Allora in un'attività di questo tipo intanto li aiutiamo a recuperare delle conoscenze, quindi a ricordare, a fare il primo processo cognitivo che è quello dell'osservare. Ma devono anche ricordare, devono andare a richiamare alla mente delle conoscenze che sono già in loro possesso e soprattutto devono riconoscere anche all'interno di un'immagine di questo tipo quello che a loro è già noto. Condurre domande di questo tipo li conducono a fare una riflessione. Cosa ci possiamo aspettare? Ci possiamo aspettare delle risposte anche nelle quali utilizzano un linguaggio quotidiano. Per esempio, in un'immagine come questa bianca e azzurra sono emerse delle risposte come questo ha dei triangoli, alcuni sono girati di qui, alcuni sono girati di là. Va bene, accogliamo questo perché questo è il loro modo di esprimersi e man mano li guidiamo all'acquisizione di un linguaggio più specifico.
Se conosciamo la classe e l'abbiamo osservata, sappiamo se possiamo chiedere loro dei termini più specifici, tipo questo triangolo è ruotato, oppure sembra che ci sia un asse di simmetria, oppure è traslato rispetto all'altro. Ecco, sono parole che possiamo chiedere loro, e se non fanno ancora parte del loro patrimonio, comunque si possono introdurre e man mano dare loro un significato. Nel momento in cui abbiamo fatto questa osservazione, chiediamo, va bene, allora di fronte a queste pavimentazioni possiamo anche concentrarci su una sola, io vi ho messo diverse immagini, ma ho lavorato su diverse pavimentazioni perché poi ho dato un lavoro separato a diversi gruppi, ma abbiamo iniziato attraverso una conversazione collettiva, in modo tale che tutti potessero essere aiutati anche dagli interventi del gruppo. E allora la cosa che ho fatto ad un certo punto è stato chiedere quanto misurerà l'area e come possiamo calcolarlo. Ci siamo fermati in questa fase solamente alla formulazione di ipotesi, perché ci trovavamo di fronte a delle immagini come quella della pavimentazione di quadrati bianchi e blu, dove ci sono quadrati più piccoli, quadrati più grandi, e per noi adulti magari è abbastanza intuitivo, semplice, ma non è così per tutti i bambini. Quindi vedere che processi anche di formulazione di ipotesi sapevano condurre, piuttosto che su questa forma in bianco e nero, dove in realtà abbiamo un quadrato a cui manca, chiamiamolo uno spigolino, quindi chiedere anche loro quali informazioni gli sarebbero servite per poter calcolare l'area. E quindi attivare un pochino questo tipo di ragionamento. Dopodiché mi sono resa conto che serviva però andare a riagganciare delle conoscenze pregresse, quindi delle conoscenze pregresse che facevano una sorta di ripasso. Allora, nel mio caso è stato una specie di ripasso, ma potrebbe essere anche un approccio in una classe un po' più bassa, questo era proposto in inizio quinta, potrebbe essere anche un approccio proprio per affrontare il discorso sull'area. E quindi ho avviato un lavoro di gruppo, sia il lavoro di gruppo che flipped classroom, cioè inizialmente è stato un lavoro di gruppo, dopodiché sono diventati loro stessi insegnanti rispetto agli altri. E ho chiesto di preparare la carta d'identità di una figura che avevo scelto tra quelle che loro conoscevano, che erano già note, e andare a recuperare come calcolare l'area. Questo lavoro è stato interessante perché loro sono stati attivati ad andare a reperire i materiali che gli servivano per ricostruire per rispondere alla richiesta di preparare una carta d'identità. Quindi, qual è stato il mio ruolo? È stato quello di mettermi a disposizione del gruppo quando c'era la difficoltà a reperire le informazioni che loro potevano trovare all'interno del testo che avevamo utilizzato, piuttosto che il quaderno dove c'era un proprio la nostra parte un po' operativa, quella da cui sono sempre partita per dare uno stimolo di lavoro, e poi magari si va al testo per andare a vedere le formalizzazioni. E in questo modo loro si sono dovuti attivare per decidere all'interno del gruppo come rappresentare questo compito, come rispondere a questo compito. Loro avevano a disposizione carta, quindi cartelloni, ma avevano anche la possibilità, in alcune classi questa possibilità c'è, non era il mio caso, magari di avere un tablet per gruppo e quindi per esempio preparare una piccola presentazione PowerPoint e quindi utilizzare dei canali diversi. È molto importante avere sempre a disposizione diversi stimoli e diversi approcci, perché una modalità raggiunge magari un alunno e meno un altro, e quindi poter proporre in modalità differenti gli apprendimenti, gli stimoli che noi diamo, mette sicuramente tutti i bambini nella situazione di poter apprendere. Ecco, questo è un aspetto molto importante, cioè sono diversi i canali che possono agevolare un apprendimento, e quindi avere a disposizione il visuale, ma avere a disposizione anche quello magari che è in grado più di ascoltare, di manipolare, tenere un pochino a disposizione tutto. Nel gruppo hanno dovuto progettare, quindi decidere come preparare questa carta d'identità, hanno dovuto pianificare il lavoro.
Quindi il nostro ruolo anche in questo caso può essere di supporto al gruppo nel momento in cui deve prendere delle decisioni e rappresentare graficamente oppure appunto utilizzando anche uno strumento multimediale. In questo caso era per esempio emerso alcune immagini tipo queste di cartelloni che riproducono un pochino la carta d'identità della figura. E come vengono utilizzati? Perché dico flipped classroom? Perché poi la strategia che ho utilizzato è stata quella dei corner, cioè mettere ogni cartellone, questa è una parziale, una parte del lavoro, mettere ogni cartellone in un angolo della classe e i gruppi che erano, diciamo, proprietari, creatori di quel cartellone, facevano da insegnanti, spiegavano, recuperavano e davano informazioni agli altri. E il resto della classe si muoveva all'interno, muovendosi tra i diversi cartelloni per acquisire le informazioni relative a quella figura geometrica, a quel poligono. Ovviamente al termine del lavoro c'è stato poi un momento di riflessione collettiva rispetto al lavoro svolto dai singoli gruppi, quindi anche una sorta di riflessione su quali comunicazioni erano state più chiare, quali erano non complete, quali invece ci potevano essere, quali erano più esaustive, quali rappresentate anche con immagini che aiutavano a capire. E quindi fatto come proprio una sorta di confronto per trovare i punti di forza dell'attività fatta e quindi saperle riprodurre in altre attività. Perché poi le cose che imparano in un'attività poi diventano competenze nel momento in cui poi vediamo che le sanno riutilizzare in altre situazioni. A questo punto mi sono concentrata su una pavimentazione e ho scelto questa che era abbastanza articolata e ho chiesto loro, cioè nel senso che qui si potevano vedere dentro i triangoli, ma si potevano vedere dentro anche i quadrati, si potevano vedere dentro anche i rettangoli, cioè c'era veramente da muoversi in maniera differente. E quindi dando il lavoro inizialmente a coppie. Perché quando il lavoro è molto complesso, meno persone sono e più è facile che riescano a discutere tra di loro. Il top sono i gruppi da tre, però ogni tanto servono anche dei gruppi un pochino più allargati. In questo caso ho preferito lavorare a coppie e chiedendo loro di calcolare l'area di una parte della pavimentazione, parte che poi gli ho dato, vedete, ingrandita, disegnata proprio in un pezzettino molto piccolo di carta, ovviamente dando tutte le indicazioni anche che potessero servire per calcolare l'area, quindi le misure. Ma quello che era interessante era poi il fatto che loro dovevano trovare una strategia, quindi decidere come fare a trovare quest'area facendosi forza, quindi andando a utilizzare come scorta quello che avevano ripassato attraverso il calcolo dell'area il lavoro fatto sui corner. Pianificare come svolgere questo lavoro di calcolo dell'area, verificare se la cosa funzionava, ma soprattutto c'era il passaggio in grande gruppo che prevedeva il momento in cui dovevano spiegare al resto della classe come avevano operato, quindi quale strategia avevano utilizzato. È interessante perché non tutti i gruppi hanno utilizzato la stessa strategia, proprio perché vi dicevo che era un'immagine che consentiva approcci differenti e quindi hanno fatto delle proposte differenti a seconda dei diversi gruppi. Ogni gruppo ha dovuto spiegare la scelta condotta e motivarla. Quindi l'aspetto dell'argomentazione è quello che spesso va stimolato in classe. Quando un alunno ci dice una cosa perché risponde alla nostra domanda, non fermiamoci alla risposta, chiediamo sempre il perché. Perché chiedere perché significa cercare di indagare quanto c'è a livello proprio di comprensione profonda di quello che ci sta dicendo. Oppure, per esempio, uso la tecnica chi dice sì, chi dice no, rispetto ad una domanda che faccio, e poi chiedo sempre perché sì e perché no, in modo tale che motivino le loro risposte. Siamo passati a questo punto, ho allargato lo sguardo, quindi mi interessava introdurre i poligoni regolari, quindi i poligoni non noti a loro, per poi spostarmi verso le figure composte.
Per quale motivo? Perché lavorare in questo modo sui poligoni regolari ha consentito poi, per analogia, di andare a lavorare sulle figure composte. Già in questa attività ho introdotto proprio l'aspetto del trovare delle analogie. Quindi trovare delle analogie significa che li ho guidati ad osservare le figure di queste pavimentazioni e chiedere che cosa sapevano dirmi di queste pavimentazioni. E ovviamente nella pavimentazione più scura ci sono dei poligoni che loro conoscevano, il quadrato. Alcuni avevano un lessico anche rispetto agli altri poligoni, ma non erano in grado ovviamente di calcolarne l'area e, o comunque anche di riconoscere come avremmo potuto, cosa avremmo potuto riconoscere all'interno di questi poligoni. Cioè, ho chiesto loro, ma vi richiamano qualche poligono noto? Riconoscete qualcosa anche sulla scorta della pavimentazione precedente, quella bianca-azzurra, dove nel triangolo io però se ne metto insieme due vedo un quadrato e se ne metto insieme due in un'altra posizione vedo anche un rettangolo. E quindi abbiamo lavorato utilizzando la LIM per scomporre questi poligoni che per loro non erano noti in poligoni più noti ed è stata una caccia al poligono noto. Vi faccio vedere per esempio in questa immagine in che cosa abbiamo suddiviso i poligoni. Ci sono delle suddivisioni che sono abbastanza classiche, cioè che io mi sarei aspettata, tipo questa dove è diviso l'esagono in due trapezi, piuttosto che questa dove è divisa in sei triangoli. Ma nella mia mente di insegnante questo tipo di rappresentazione non c'era. Un rettangolo e due triangoli, però alcuni hanno trovato questo tipo di suddivisione di divisione della figura e quindi è stato accolto, è stato interessante ed è stato molto, molto utile al gruppo anche poter vedere delle cose che magari, come dire, qualcuno vede e qualcun altro no, quindi il gruppo diventa una fucina, uno spazio proprio di pensiero insieme. Questo tipo di lavoro, quindi andare alla ricerca, adesso io ve l'ho riassunto con un paio di slide, ma un paio di immagini, ma si può lavorare su più figure, è sicuramente quello che poi mi ha consentito di passare alle figure composte. E ho presentato, sempre lavorato sulle pavimentazioni, quindi ho presentato delle pavimentazioni con delle figure un po' non riconoscibili, non erano in grado di rimandare a poligoni loro noti. Ovviamente vi faccio vedere la pavimentazione insieme, ma ho scelto poi di concentrarmi su una piastrella con una forma particolare e sempre per lo stesso tipo di lavoro che abbiamo fatto sui poligoni non noti, ma i poligoni regolari, abbiamo cercato delle analogie, ho guidato il gruppo a riflettere, cioè a cercare di capire quale poteva essere la suddivisione di una di quelle piastrelle in figure note. Ecco, questo è un tipo di percorso che ci consente poi anche di ritornare eventualmente al testo, perché noi troviamo diversi spunti anche all'interno di testi sulle figure composte, però aver lavorato in una maniera un po' diversa e però per analogia ritrovare lo stesso percorso gli aiuta più facilmente ad avviarsi verso l'individuazione di figure note all'interno di figure composte. Ed è un esercizio così che aiuta di nuovo a lavorare per analogia, a riflettere, per esempio in questi tipi di attività che si svolgevano anche parallelamente, quindi la proposta attiva che li interessa, che li suscita, rimanda anche al testo, il testo che utilizzate nelle vostre classi, così come può essere di completamento, posso anche decidere di partire dal testo, sicuramente nel momento in cui parto con una linea, come si può dire, già preordinata, devo avere in mente però quali tipi di ventagli e di possibilità devo essere pronta ad accogliere dagli stimoli che mi vengono dai ragazzi. Per esempio, questa immagine è una figura composta dentro la quale si potevano trovare diversi tipi di poligoni a loro noti. Quindi hanno riprodotto il lavoro fatto sulle pavimentazioni, prima sulla pavimentazione con i poligoni non noti, dopodiché sulla pavimentazione
con poligoni, diciamo, irregolari, hanno provato a individuare altri poligoni noti all'interno, per esempio, di questa immagine. E vedete che ci sono delle soluzioni differenti. La stessa cosa, per esempio, si può ritrovare in un testo, dove il bambino però utilizza questo tipo di suddivisione, anche lì sempre la domanda del perché, come mai ho operato in questo modo, che scelta hai condotto. Per esempio, qui ci sono delle scelte magari di comodità. Cerchiamo di individuare quali sono i poligoni di cui poi sappiamo calcolare l'area, perché se io vado a cercare, per esempio, suddivido una figura, in questo caso su due trapezi e un romboide, ma non mi ricordo come si calcola l'area del romboide, allora è meglio che vada a cercare una figura di questo tipo di cui io so calcolare più facilmente l'area, perché riconosco l'area del quadrato e quella del trapezio, per dire. Quindi anche stimolarli a trovare le strategie da cui poi noi possiamo portare a casa un risultato. Per esempio, in questo caso, un esercizio che può sembrare un esercizio di coloritura, ma non è poi così semplice nel momento in cui io presento un esagono diviso in tanti triangoli diversi da quelli che abbiamo visto nella suddivisione che abbiamo fatto, e si può fare con qualsiasi altra figura suddivisibile in altre forme, e andare a individuare però qua all'interno altri poligoni noti, ed è stato un po' una caccia interessante, cioè vedere che poligoni riuscivamo ad individuare all'interno di questa figura colorandoli poi di colori differenti. Ovvio che in un percorso di questo tipo io non escludo poi di tornare verso il test, dove ritrovo anche il percorso per calcolare l'area del poligono regolare, l'esagono in questo caso, piuttosto, però se io ho sperimentato con i miei alunni una serie di diverse possibilità, sono anche in grado di riconoscere all'interno di una figura cioè di applicare delle strategie quando non sono in grado, non mi ricordo per esempio come si calcola l'area di un poligono regolare, ma vado a lavorare per analogie, per scomposizioni. Alla fine del percorso ho proposto loro un compito autentico, autentico veramente, nel senso che eravamo nella situazione di avere delle tende troppo corte che non ci coprivano la parte bassa della finestra, e quindi entravano in alcuni momenti della giornata entravano dei raggi di sole fastidiosi. Quindi ho sfruttato l'occasione per dire: va bene, ricopriamoli con della carta, però facciamolo in maniera un pochino creativa. Quindi ho detto loro che avrebbero potuto utilizzare della carta colorata, creando però una composizione di poligoni. Ho chiesto di fare il progetto, di calcolare la carta utile, di quanti colori è il costo. Il lavoro in gruppo, poiché il lavoro era di una certa entità, complesso, all'interno del gruppo si sono suddivisi i compiti. Quindi c'è chi si è occupato più della parte di misurazione, c'è chi si è occupato più della parte creativa, della scelta dei colori. Ho messo a disposizione dei materiali per poter andare a cercare anche i prezzi, ovviamente scelti, non ho messo a disposizione un catalogo intero dentro il quale si sarebbero persi, ma ho messo a disposizione la pagina o le pagine utili per andare a fare una ricerca mirata di quello che a loro serviva. A questo punto, ecco, il percorso così un pochino si conclude, mi fermo a raccogliere le evidenze, quindi come valuto? Per valutare ho raccolto durante tutto il percorso una serie di evidenze. Nel momento in cui devo valutare, devo aver chiaro che i criteri che mi guidano sono le dimensioni, che la nuova ordinanza sulla valutazione, ormai nuova perché è l'ultima in ordine di tempo, ci dice, quindi aver chiaro che ci sono dei criteri rispetto all'autonomia, rispetto alla tipologia di situazione, alle risorse utilizzate e alla continuità. E quindi durante il percorso continuo a prendere nota di quello che accade per poter avere materiale chiaro e abbondante per poter esprimere una valutazione. Poi valuto anche attraverso un compito come quello che vi ho mostrato prima, dove
nel momento in cui ho acquisito una serie di conoscenze e di abilità, le rigioco in una situazione nuova in modo tale da vedere se i nostri alunni hanno attivato, hanno sviluppato una serie di competenze. E poi l'aspetto dell'autovalutazione, molto importante l'autovalutazione perché chiude un pochino il quadro rispetto alla valutazione dell'alunno, cioè avere anche il suo punto di vista. L'autovalutazione è una cosa che si può fare subito da piccoli, ovviamente con modalità differenti man mano che crescono, ma guidarli già ad autovalutarsi e a sviluppare la metacognizione, cioè rispetto a come imparo e come lavoro, è molto, molto importante. Io che cosa ho utilizzato? Allora, innanzitutto il mio diario di bordo, io lo chiamo diario di bordo, quaderno degli appunti, chiamatelo in tutti i modi, quello sul quale scrivo al volo le cose che mi accorgo di essere, che sono importanti. Poi, talvolta con più regolarità, a volte con meno, cerco di trascrivermele, ma anche solo averle appuntate su un quaderno ci consente poi di andarle a riprendere e andare a vedere un attimino il nostro alunno, che lo vediamo rispetto a quell'apprendimento in un certo modo, andare a vedere un attimino il percorso, da dove è partito, quali fatiche faceva, oppure quali conoscenze già aveva, quali erano già le sue preconoscenze, quindi già da che punto partiva. E per esempio ho preso nota di cose tipo che faceva fatica a ricordarsi il lavoro fatto l'anno scorso, quindi l'ho dovuto un po' aiutare a recuperare le informazioni, strumenti diversi. Ecco, noi avevamo il quaderno ma anche un libretto delle regole che c'eravamo un po' costruito, ci sono, chiamiamo libretti delle regole anche all'interno dei testi. E poi ho visto che funzionava meglio nel lavoro di coppia, dove c'era forse un po' più da manipolare, meno in quello di gruppo, funzionava bene, ha lavorato molto in maniera molto, era molto coinvolto quando abbiamo lavorato alla LIM, quindi probabilmente si sentiva anche più capace, in grado di dare il suo contributo. Per esempio, di un altro alunno mi sono annotata una serie di altre osservazioni, tipo che guida il lavoro del gruppo, che suddivide i compiti e che utilizza bene gli strumenti. Quindi un esempio di alcune annotazioni che ognuno di noi può prendere rispetto ai propri alunni proprio durante il lavoro. Dopodiché mi sono preparata anche però una griglia che mi guidasse un pochino nell'osservazione dei miei alunni rispetto a quel determinato obiettivo, che è determinare l'area di figure per scomposizione. Mi sono chiesta: ma io che cosa voglio che il mio alunno sappia fare? E quindi ho valutato, ho stilato un livello che può essere chiamato in via di prima acquisizione, per esempio, che riconosce i quadrilateri e i triangoli e ne evidenzia gli elementi base, che coglie le differenze tra alcune semplici figure geometriche, che con l'aiuto dell'adulto riconosce figure note in combinazione di due poligoni, non di più, con l'aiuto dell'adulto utilizza strumenti convenzionali per effettuare le misurazioni. Questo è un po' il livello di prima acquisizione rispetto a quell'obiettivo. Ovviamente c'è il base, c'è l'intermedio. A quel punto mi sono chiesta: qual è il livello avanzato? E quindi il livello avanzato è riconoscere figure geometriche attraverso la rappresentazione grafica, cogliere le differenze e le analogie fra le figure geometriche complesse e la sua capacità di classificarle in base a più criteri. Soprattutto riconoscere figure note in combinazioni complesse di più poligoni. Ovvio che vedete che c'è un passaggio e in mezzo ci sono dei livelli intermedi. L'ultimo punto, calcolare l'area dei quadrilateri e dei triangoli usando diverse strategie e utilizzando con sicurezza gli strumenti convenzionali. Allora, questi punti mi sono serviti per andare a declinare che cosa secondo me era importante che loro acquisissero all'interno di questo obiettivo. E ho sottoposto loro anche una griglia di autovalutazione su alcuni temi che per me erano importanti, cioè rispetto al come ho lavorato, come ho interagito e come ho impiegato le conoscenze, i metodi, gli strumenti noti. La cosa interessante di questa griglia, almeno che a me piace molto utilizzare con i grandi, qui siamo in quarta, già in quarta lo sanno fare, ma talvolta anche in terza ho provato ad utilizzarla, è quella di prepararne due copie, una per me e una per loro. Anche in questo caso vedete che ci sono i quattro livelli, via di prima acquisizione, base, intermedio, avanzato. Io la compilo mettendo il bollino blu, come,
come penso io che possa essere l'alunno, e l'alunno fa la stessa cosa su di sé. Dopodiché mettiamo a confronto queste due griglie e vediamo se ci sono coerenze, cioè se abbiamo lo stesso modo io di vedere lui o lei e lei di vedersi, o se ci sono delle discrepanze. Di fronte alle discrepanze avvio un piccolo colloquio, quindi cerchiamo di capire se sono io che non sono in grado di vedere adeguatamente il bambino o la bambina, oppure se è l'alunno o l'alunna che si sottovaluta o si sopravvaluta. E avviare una conversazione con i nostri alunni ci permette di scoprire delle cose che altrimenti magari ci sarebbero sfuggite. L'insieme di questi elementi raccolti durante il percorso, quindi elementi che ho ottenuto, di cui mi sono appuntata rispetto ad alcune linee guida, oppure anche l'autovalutazione, io vi ho mostrato questa, ma l'autovalutazione la si può fare anche rispetto agli obiettivi che vi ho fatto vedere nella slide precedente, quindi si può sempre utilizzare questa modalità del come mi vede l'insegnante e come mi vedo io, in modo tale da poter mettersi a confronto. Con dei bambini più piccoli si usano delle formule più semplici, ma anche molto semplicemente: mi è piaciuto questo lavoro e non mi è piaciuto, perché mi è piaciuto e non mi è piaciuto, quindi le modalità sono differenti. Questo è un pochino un percorso, diciamo, pensato per una inizio quinta. Percorso che però non nasce dal niente. Ci sono una serie di cose che noi possiamo comunque portare avanti con i nostri alunni e che sono un po' un percorso che li porta lentamente a poter affrontare attività come questa. Per esempio, in altre classi, ad altre età, si possono comunque fare una serie di proposte che preludono e cominciano a dare una serie di input a quello che è l'avvio all'area delle figure composte. Per esempio, lavorare con il tangram. Il tangram è un materiale notissimo a tutti gli insegnanti, adesso hanno cominciato a produrlo anche in gomma, fatto come i pop-it, che piace molto. E utilizzare materiale di questo tipo, utilizzare un tangram come quelli, i bambini della foto stanno utilizzando dei pezzi di tangram grossi, per imparare a costruire, a comporre e riscomporre. Stimolare, fare queste cose fa sì che si allenino e imparino a questo aspetto della composizione e ricomposizione che gli servirà quando dovremo lavorare su un'attività come quella che vi ho proposto. Il tangram ha diversi livelli, io posso cominciare da composizioni libere, cioè faccio quello che mi piace con i miei pezzetti del tangram, piuttosto che chiedere loro di riprodurre una figura. Possiamo dare una figura tutta nera, possiamo dare una figura dove si vedono gli spazi tra i diversi pezzi per aiutarli se sono più piccoli, quindi quando devono ricostruire la figura possono essere aiutati dall'individuare quali sono i pezzi, anche perché devono comunque capire in che posizione metterli sul tavolo. Oppure arrivare ad un livello più da grandi, quando gli si dice con gli spezzi del tangram devi costruire un triangolo, un rettangolo, un romboide, nel senso che con i pezzi di tangram non si ritorna solamente al quadrato. Un'attività che poi prelude e aiuta moltissimo tutte le attività rispetto alla equiestensione delle figure. Quindi il tangram da questo punto di vista si presta molto bene. Piuttosto che, ecco, continuare a introdurre figure non nelle posizioni stereotipate e classiche, perché nel momento in cui noi continuiamo a proporre a loro figure di un trapezio come questo trapezio giallo con la base minore in alto, scusatemi, in alto non è un termine giusto, ma per intenderci è la base maggiore in basso, loro non si abituano a riconoscere all'interno di figure come questa il trapezio, perché fanno delle cose strane ogni tanto, questi sono un po' poco abituati a queste, che girano la testa, come probabilmente facciamo noi adulti, per se non siamo cresciuti con un certo tipo di formazione, piuttosto che non riconoscere in questa figura verde il quadrato solamente perché è messo con le punte, ma dire che è un rombo. Allora, giochi di questo tipo, dove loro devono comunque riflettere sulle caratteristiche, sugli elementi del poligono e non sulla posizione che occupa sul piano,
aiutano sono un preludio a tutte quelle attività che abbiamo visto prima, quindi riconoscimento di figure traslate, simmetriche, ruotate, per esempio. Quindi proponete più spesso immagini fuori dallo stereotipo con cui almeno io sono cresciuta della posizione dei poligoni. Con i piccoli si fanno tante attività, per esempio, di tassellazione. Con i piccoli tassellazioni come quelle che vedete qui con le carte colorate, che consentono di costruire, in questo caso sono stati fatti gli origami che piacciono molto adesso agli insegnanti, anche ai bambini. Si va un po' per periodi, secondo me, su certe attività, e gli origami comunque possiedono una serie di possibilità proprio rispetto alla piegatura, agli angoli, e questo è un lavoro che di tassellazione che può essere fatto andando tutti a costruire un oggetto che messo, in questo caso un piccolo pesciolino, che messo insieme agli altri mi costruisce una tassellazione, quindi una pavimentazione. Utilizzare le immagini di Escher, questo è un famoso quadro di Escher che noi abbiamo utilizzato all'interno di un percorso che era legato alla mostra che avevamo in quell'occasione in città, e quindi avevamo anche provato a ricostruire noi delle tassellazioni proprio come aveva fatto Escher, come aveva ottenuto la possibilità di incastrare tra di loro le immagini, piuttosto che anche giocare con gli specchi. Un'attività come questa fatta con i piccoli non fa niente a livello di lavoro, cioè non stiamo ragionando su area piuttosto che, ma stiamo dando una serie di stimoli perché loro imparino a vedere le cose che non sono abituati a guardare. E quindi, per esempio, qui il lavoro era quello di costruire un pezzo di pavimentazione, dopodiché attraverso gli specchi c'è stato tutto questo gioco della riproducibilità della pavimentazione, diciamo in maniera ripetuta. Questo, per esempio, è un altro tipo di lavoro di tassellazione che si fa fatto in una terza, e anche questo fa sempre parte di una serie di attività che si possono fare in età diverse. Il compito qui era quello di utilizzare questo pezzettino dove avevo messo una piccola pezzo di pavimentazione sui quadretti da un centimetro e riprodurlo su un foglio con i quadretti da mezzo centimetro. Il lavoro non era solo quello di riprodurlo, ma era anche quello di motivare, spiegare la strategia utilizzata per passare da questo tipo di disegno a questo, cioè da contare questi quadretti ad andare a utilizzare i quadretti più piccoli, e spiegare eventuali difficoltà. Quindi in questo tipo di riflessione del bambino c'è un lavoro importante sulla metacognizione, cioè su come ho fatto a fare quella cosa, che porta poi all'argomentare che abbiamo visto prima. E poi c'era anche la parte un po' più creativa, che è proprio quella poi di trovare un ritmo e di colorare. Pensate anche al lavoro sui ritmi che si fa quando sono molto piccoli, in prima. E un'altra, diciamo, l'ultima attività che vi faccio vedere, che anche questa è ricchissima di possibilità, sempre sullo sviluppo della capacità di vedere le forme all'interno dei disegni. Il mandala, anche questo molto noto a tantissimi insegnanti. Quello che vedete in questa immagine sono dei mandala fatti da bambini grandi, ma il mandala, proprio come semplice esercizio di coloritura, già proposto ai bambini molto piccoli, senza grandi riflessioni matematiche, ma li abitua alla riproducibilità di forme secondo delle regole geometriche. Per esempio, questo è quello che avevo proposto, credo in una terza e in una quarta, dove l'attività richiesta all'interno di un mandala abbastanza semplice era quello di scegliere una delle forme che loro vedevano, e in questo caso la bambina ha scelto questa forma che è colorato di verde. Dopodiché dovevano di questa forma individuare le altre forme per rotazione all'interno della figura. La bambina infatti ha indicato anche, secondo, con questa freccia, qual era secondo lei il senso di rotazione. Ovvio che poteva essere anche ruotata nell'altro senso, ma questo è stato un lavoro proprio di analisi e di scomposizione di questa
di questa mandala per andare a trovare tutte quelle aspetti geometrici che riguardano proprio la posizione delle figure in uno spazio. Il mandala poi si presta talmente tanto e talmente bene che può essere addirittura poi oggetto di disegno da parte dei bambini, cioè nel senso che i bambini stessi possono ad un certo punto disegnarselo quando sono più grandi, dopo averci lavorato, dopo averlo sperimentato come semplice attività, diciamo un po' di rilassamento, di coloritura semplice, acquisiscono un riconoscimento delle forme nella rotazione, nelle indicazioni che gli diamo, tale per cui, per esempio, quando sono un po' più grandi e cominciano a utilizzare degli strumenti un po' più complessi, cioè oltre che il righello, anche il compasso e la squadra, possono anche riprodurle, quindi c'è un esercizio proprio di misurazione e di rappresentazione. Ecco, questo un pochino è quello che, insomma, in questa ora di riflessione insieme vi volevo proporre, e quindi adesso sento Marco se ha qualcosa da dirmi. Io intanto vi ringrazio per comunque l'attenzione che avete prestato a questa ora di libero parlare da sola senza interazione. È un'ora che è volata, nonostante tu abbia parlato veramente in continuazione, ma hai una precisione matematica che io ti riconoscevo, quindi complimenti. Complimenti. Grazie. Allora, toglimi la condivisione, così ti faccio qualche domanda, perché mi sono arrivata anche interessante, tra parentesi, per le finestre della memoria, riguardando i giochini che non ricordavo più. Ce ne sono sì tanti, veramente tanti. Sì. Infatti, quello che io proposto sono delle suggestioni, poi sicuramente gli insegnanti sono ricchi, quelli che stanno seguendo sono ricchi sicuramente di altre veramente, veramente. Allora, apparente il Tangram, come lo dici, non l'ho mai saputo usare, lo dice la maestra, avrà voluto dire qualcosa, devo arrivarci. Bisognerebbe riprovarci da grande. Esatto, vero, davvero. Allora, mi scrive una cosa molto interessante Rosangela. Quali sono le evidenze osservabili a livello di obiettivi disciplinari? Allora, per esempio, noi nel momento in cui osserviamo i nostri alunni possiamo raccogliere una serie di osservazioni sia attraverso quello che vediamo, quindi le loro capacità, per esempio, di calcolare l'area. Quindi sa applicare, dopo che abbiamo fatto quel lavoro di ripasso, la formula, piuttosto che all'interno del poligono, sa individuare le figure che conosce, e questi sono obiettivi disciplinari della matematica. Ma all'interno di un'attività come quella che ho proposto, io mi sono concentrata solo sulla matematica, ma ci sono obiettivi disciplinari anche rispetto, per esempio, alla tecnologia, all'uso degli strumenti, e quindi osservare, prendere nota di come utilizza il righello, di come utilizza altri strumenti, anche la squadra per disegnare, piuttosto che ci sono anche degli obiettivi disciplinari relativi all'arte all'interno di un lavoro di questo tipo. Quindi all'interno delle cose che noi vediamo fare ai nostri alunni, prendiamo nota di come loro si approcciano e di come sanno farle rispetto all'obiettivo che mi sono posta. È l'osservazione il canale grosso, è quello, cioè non li dobbiamo guardare i bambini in continuazione, prenderci nota facendo anche delle foto di cose che poi ci andiamo a rivedere magari in un secondo momento. Assolutamente. Allora, Elena, la maestrella mi dice: le pavimentazioni sono comodissime. Spesso con gli alunni utilizzo anche nastri colorati e scotch, impostando lavori di gruppo e soluzioni di problemi RMT Rally. Io non conoscevo, sono andato a vedere, quindi sono il campionato francese di rally della matematica. Certo, è molto Fantastico. interessante. Ringrazio la collega che me l'ha E dopo mi chiedi, ricordato. Sì, scusa. dico Elena, chiedo consigli per alunni che non si riescono a coinvolgere perché è problematico nel condividere il gruppo, perché in molti mi hanno fatto questa domanda, come coinvolgere magari chi ha qualche problema in più nel lavoro di gruppo. Avevo anche un'altra maestra che mi scriveva prima, maestra Franca, che mi dice come valutare il singolo nel lavoro di gruppo, per esempio. Sì, il lavoro di gruppo è una grandissima ricchezza, ed è anche vero che è un'abilità che si allena. Quindi i bambini
se non sono abituati a lavorare in gruppo, hanno bisogno di tempo, quindi il lavoro di gruppo non ci deve spaventare. Quindi propongo il lavoro di gruppo e non funziona, fa niente, vuol dire che era un'attività che non andava bene, vuol dire che magari il gruppo formato non funzionava. Quindi la prima cosa da fare è modificare le interazioni in continuazione, in modo da vedere quando i gruppi funzionano e quali gruppi non funzionano, perché ci sono anche delle dinamiche personali da, diciamo, anche da rispettare, ma da aiutare i bambini a risolvere. Quindi l'organizzazione dei gruppi è fondamentale. I bambini che non si riescono a coinvolgere, a questi bambini bisogna provare a dare delle attività differenti, quindi cercare proprio attraverso l'osservazione, non c'è un altro modo, di vedere c'è quella volta che su qualcosa funzionano, e allora sfruttare questo canale, se è più l'aspetto riflessivo, se è più l'aspetto di fare il moderatore all'interno del gruppo, di dare la parola agli altri, osservarli, prendersi il tempo di guardarli per trovare questo aspetto. E come valutarli? Per esempio, una strategia che utilizzo quando faccio proposte come il compito autentico che vi ho fatto vedere, prima di darlo al gruppo lo do al singolo, quindi lo do a tutti e comincio a chiedere un'idea di progettazione. Allora, ovvio che la parte poi di elaborazione richiede la partecipazione del gruppo, perché il lavoro è complicato, però già con un primo approccio individuale io riesco a cogliere degli elementi rispetto alla loro intuizione sulla possibilità di progettare un lavoro o la loro intuizione sulla possibilità di utilizzare il materiale che gli ho fornito, quelle che si chiamano le risorse. Risorse sono dell'alunno o risorse anche del docente, le famose dimensioni certo. Di valutazione. Mi è piaciuto molto quando prima parlavi di incipit, ne parlavamo anche con Flavia Franco di quanto sia importante l'incipit, sia per lo scrittore, perché poi inizia, sì. Ma anche per chi è il maestro che introduce la lezione, l'argomento. Veramente è un gran lavoro quello che si fa con l'incipit. Mi è piaciuto molto. Allora, visto che eravamo sulla valutazione, vi chiedo alla maestra Paola, come faccio ad osservare i processi cognitivi, le operazioni di pensiero dei bambini? Allora, i loro processi cognitivi passano attraverso le parole che ci dicono. Quindi ascoltare e registrare le parole che dicono e andarsi a rileggere proprio una, per esempio, la registrazione di una conversazione. All'interno di una conversazione, quando magari dicono io ho visto che questa figura assomiglia a quell'altra, già in una parola di questo tipo, loro stanno facendo un confronto e quindi stanno attivando un processo cognitivo di osservazione, riflessione e confronto. Quindi utilizzare le loro parole, ascoltarli tantissimo, guardarli quando, per esempio, hanno quello sguardo che passa da non ho capito niente, di improvvisamente c'è uno sguardo diverso che contiene una illuminazione rispetto a qualcosa che stavano apprendendo. E prendersi nota in continuazione delle variazioni rispetto alle autonomie, quanto hanno bisogno di aiuto sulla costruzione del pensiero, quindi che io li guidi nella costruzione di un ragionamento e quanto questo ragionamento parte da solo, allora quanto c'è ormai di acquisito rispetto ad un'azione di pensiero che fa il bambino. Spero di essere. Sì, assolutamente. Sempre mi chiede, il tantra insegnò già dalla prima a piegare il quadrato. Sì. Aiuta già ad individuare forme, figure e soprattutto frazioni. Elena ci chiede un consiglio. Chiedo se sia giusto farli giocare prima singolarmente e poi eventualmente in gruppi, o meglio viceversa. Allora, i piccoli tendenzialmente amano molto lavorare da soli, fanno proprio più fatica a lavorare insieme. Quindi, siccome su queste cose secondo me non c'è una regola, non c'è una cosa che funzioni in assoluto bene, quindi prima il singolo, prima il gruppo dipende dal bisogno del singolo e del gruppo, però trovo che il lavoro in gruppo non bruci mai niente, nel senso che comunque non porta via nulla al singolo. Se il singolo non c'era arrivato in una certa esperienza da solo, avrà un'altra occasione dove sperimentarsi. I piccoli hanno proprio più bisogno di lavorare in gruppo invece, perché sono molto autocentrati. E l'aspetto del lavorare in gruppo, quindi del mediare, io ho pensato così, ma invece forse funziona in un altro modo, è un aspetto da incentivare da piccoli. Quindi io direi, darei più spazio al lavoro in gruppo, magari in coppia quando sono piccoli, perché il gruppo diventa per loro di difficile gestione.
Bene, allora, guardate le domande, sono tutti complimenti, quindi non ne ho più. Devo far vedere un attimo come si arriva agli slide. Però ogni volta te la chiedo, te la richiedo anche oggi. Mi racconti ancora come hai fatto a far diventare il tiro di aeroplanini un compito di realtà nella tua classe? Questa l'ho sentita a Brescia, Ma però questa te la devo questa sì, dire. questa è una cosa vecchissima, evidentemente ti aveva proprio colpito. Prima colpi, perché mi facevo benissimo gli aeroplanini, perché ti piegavo il foglio, mi facevo proprio. Niente, quello significa utilizzare delle cose che accadono e renderle utili in quel momento. Quindi eravamo pieni di aeroplanini di carta e quindi li abbiamo utilizzati per fare delle prove in palestra, per fare delle stime su quanto Sì, fantastico. sarebbe andato lontano questo aeroplanino. E quindi è la strategia di utilizzare qualcosa che disturba e convogliarlo in qualcosa che invece diventa efficace e utile per la classe, ecco, per Con esempio. me non ce l'avresti fatta perché andavamo così lontano, non avresti più provato. Avresti vinto sempre. Allora, senti, mi tiro i complimenti, ma Filomena ti scrive una cosa bella, te lo dico. Grazie per la passione che ci ha trasmesso. Complimenti per il grande lavoro eseguito, bellissimo. Grazie, Sono tante Filomena. Filomene. Allora, mi prendo un attimo la condivisione. Eccoci qua. Questo è l'appello formazione, è il contenitore di tutta l'offerta formativa dell'Istituto Liberale d'Appello. Quindi ecco, dalla scuola dell'infanzia, detto fatto che adesso apriremo, verso una didattica di inclusione, non perdetevelo, perché so che il discorso BES, inclusione, è sempre trattato, ma non si finisce mai di imparare qualcosa di nuovo, di avere un nuovo consiglio. Per esempio, presentiamo la Brain Gym, che secondo me è una cosa bellissima. Poi c'è anche il lavoretto, perché immagina che costruisci e fare con le mani, quindi è molto laboratoriale. Lettura animata, storytelling inglesi e soprattutto iscrivetevi alla mailing list, e così potete ricevere mensilmente, senza spam, tutti i nostri inviti. Ma perché sono sulla serie di formazione? Perché in tanti mi chiedono, ma le slide, certo che vediamo le slide. Io, come sempre, cerco sempre di dire, diamo le poche che così comprano i nostri libri, ma i nostri autori sono proprio così generosi e quindi ecco le slide. Allora, cliccate sul banner. Come dicevo, è un percorso che, oltre a Roberta e Stefania, che abbiamo già conosciuti, vedrà protagonista Gabriella Fontana, per quanto riguarda la storia, la Flavia Franco, con un progetto bellissimo legato a Momenti per leggere, per quanto riguarda leggere in classe, la Carolina per quanto riguarda la geografia e poi la chiudiamo con Elena, che è la tua socia per matematica, geometria, Esatto. che è fantastica. Allora, vedete, potete iscrivere per esempio al webinar di Gabriella che è 7 novembre, cliccando, cioè iscriviti al webinar, molto semplicemente. Ma se invece di cliccare su una data che deve ancora arrivare, andate a prendere una data già fatta, per esempio quella con Roberto Morgese, il 10 ottobre, sulla scienza, che tanto era piaciuto, non vedete più, non vedrete più iscritti al webinar, ma rivedete il webinar, molto semplicemente. Lo cliccate e vi rivedete la diretta. In questo banner nero che si vede, lo cliccate e avete tutte le slide scaricabili in PDF, libere per tutti. Quindi ecco, veramente molto semplice. L'attestato di partecipazione per questa diretta vi arriverà entro 7 giorni lavorativi a partire da oggi, con un PDF alla vostra email. Qualora non vi arrivi, se verificate anche nello spam, perché per esempio libero di Virgilio, live.it, le manda direttamente nello spam. Poi, se proprio non vi arriva, vi iscrivete a info@rappelloformazione. E adesso, bella questa, Cristina, l'ho fatta anch'io il gioco delle stime di aeroplanini di carta, vero successo? Grande, Cristina. Bello, bello. Stefania, inutile che complimenti, ma come sempre ti manderò la chat perché sono tanti, quindi non vi preoccupate a niente che poi la Stefania gli arriverà. Va bene. Grazie di averci fatto compagnia, ci Grazie a voi sentiremo. e grazie ai prossimi colleghi che mi seguiranno. È veramente sempre un gran piacere ascoltarti. A Grazie. prestissimo, Grazie. complimenti. Ciao, ciao. Ciao.